Eccomi nuovamente, sono qui per fare un breve video di presentazione di un corso online, un corso di dizione della lingua italiana, che ho intitolato Il buon parlato. La dizione è una di quelle materie da me proposte che reputo presentabili, cioè presentabili, scusate, sono un po' stanca oggi, se mi impappino, e sapete che questi video sono tutti chiacchierate libere a braccio. La dizione è una materia che reputo proponibile anche online. Non tutte le materie di cui mi occupo reputo che vada bene il discorso online, assolutamente. Sulla maggior parte delle materie io lavoro in presenza, punto, a parte periodi che ci sono stati, lockdown, o necessità particolari, persona lontana che vuol fare un lavoro con me e allora ce lo studiamo con dovizia di dettagli, eccetera, ma ci sono delle materie che l'online va bene fino a un certo punto. La dizione è possibile perché se c'è una buona visione, una buona ricezione, eccetera, eccetera, si può fare benissimo anche online. Io propongo corsi di dizione sia a livello individuale che a livello collettivo, sia privatamente che per altri enti, associazioni, eccetera, come ho sempre fatto, anche seminari oltre ai corsi continuativi, anche il famoso seminario di una giornata o di 2 giornate, mi è capitato in più occasioni, anzi in diverse occasioni, però adesso, in questo preciso momento, sto presentando un corso online. Poi chi volesse informazioni per la stessa materia, per corsi in presenza, sotto i miei video ci sono sempre i miei recapiti, sia telefono che mail, a cui potete contattarmi senza alcun problema. E io sarò felice di rispondere a tutte le vostre domande e possiamo organizzarci in ogni caso. Bene, il buon parlato, corso online. Farò una presentazione a titolo gratuito, non è una vera e propria lezione prova. Sì, può essere anche, è anche in parte una lezione prova, nel senso che ai partecipanti io li metterò in condizioni di fare qualche esercizio proprio perché possano sperimentare il tipo di lavoro e io possa capire il tipo di problematiche, diciamo, su cui poi dovrò lavorare se si iscriveranno quelle particolari persone. Però diciamo che oltre a ciò sarà più che altro una presentazione in cui spiegherò tutto quanto del corso. Non sto a spiegarlo tutto adesso, anche perché sennò la presentazione è inutile. Ecco. E quindi, visto che la voglio fare, non è inutile perché vis-à-vis, anche se online, nel senso che sarà una presentazione sulla piattaforma Telegram, lunedì 23 settembre alle 20:45, si partecipa su prenotazione, ovviamente, perché io devo creare il gruppo e dentro il gruppo Telegram si avvierà la videoconferenza e potremo parlare tutti assieme. La durata sarà indicativamente di, non lo so, dipende dal numero di partecipanti. Minimo un'ora, potrà essere anche di un'ora e mezza, di un'ora e tre quarti. Ecco, non arriverà magari alle 2 ore perché per una presentazione e breve prova non è necessario, però la durata può oscillare tra l'ora e le quasi 2 ore, a seconda del numero dei partecipanti. Ci si prenota contattandomi o al mio numero di telefono, si può usare WhatsApp, si può usare Telegram. Si può chiedere appunto anche una telefonata e alla mia mail. E poi quella sera lì io presento il corso. Il corso non dico niente ora, quante lezioni saranno, eccetera, eccetera. Diciamo che sto ragionando su 2 opzioni. Sarà un corso abbastanza breve. Sto ragionando ora quanto breve, quanto non breve, ecco, e poi dipenderà anche dal numero di partecipanti. Ecco, tenendo conto che questo tipo di lavori si fanno con gruppi piccoli, non è un gruppo, non avrò un gruppo di 10-15 persone, al di là che le richieste possano essere poche o tante, ecco, io si lavora con un gruppo piccolo, se no non è efficace il lavoro. Piuttosto, se ci fossero così tante richieste, faccio 2 classi in 2 giorni o in 2 orari semplicemente differenti. Di video sulla dizione ne ho fatti a bizzeffe, adesso non entro già a bizzeffe, ne ho fatti già un po', ecco, anche di recente. Quindi ora vi invito per chi volesse sentire le mie idee, il mio modo di pensarla sulla dizione, lo invito a scorrere i video del mio canale YouTube e ne troverà più di uno in cui parlo di dizione,
di quanto è bella questa materia, importante, impegnativa, altresì, e che nasconde dentro di sé anche un lato evolutivo molto bello, interessante, profondo, che non tutti scorgono. Non entrerò in questo. Sicuramente, il lavoro durante il corso sarà differenziato a seconda delle esigenze, perché, come ho già detto in altri video, per quanto riguarda l'addizione, si parte dalle necessità del parlato di quella persona lì che è nata a Milano, che ha l'accento milanese, che magari c'ha anche un difettino, che ne so, una F, ecco, sto inventando, e di quella persona là che è nata a Napoli, che parla con un accento napoletano e che dice magari voglio, aglio, ecco. Allora, cioè, non si può generalizzare. Quando è un corso collettivo, è collettivo, si impara anche dagli altri, c'è uno scambio molto interessante, ma c'è un profondo lavoro di individualità, perché l'addizione è un lavoro individuale, cioè fondamentalmente è un discorso su di sé. Ecco. Il lavoro con gli altri, però, nei corsi collettivi, che siano in presenza o meno, è molto interessante, perché c'è uno scambio, si allena anche l'orecchio, si allena tantissimo l'orecchio a riconoscere un sacco di cose che sono fondamentali. Perché l'orecchio è fondamentale quando si parla di parlato, di voce, di parola. Ok? Questo corso in particolare, ripeto, è online. La piattaforma che utilizzeremo sarà Telegram. Per chi non lo utilizza, è molto semplice, se lo scarica. Funziona esattamente come WhatsApp, anzi, è meglio come qualità, rispetto a WhatsApp, ha molti lati in più positivi, almeno dal mio punto di vista. Però anche uno che poi non lo vuole usare più lo scarica per fare il corso o almeno per la presentazione. Registreremo le lezioni, non le manderò pubblicamente, resteranno delle registrazioni interne al gruppo, così che ognuno potrà anche rivedersi, riascoltarsi la lezione, le potrà scaricare da Telegram e le potrà anche conservare per un futuro in cui avesse voglia di rivedersi, risentirsi quelle lezioni. Quindi c'è anche la registrazione delle lezioni stesse, che è una cosa importante perché uno non si accorge tante volte degli errori che fa, dei difetti di pronuncia, della cantilena, della parlata che ha, ma risentendosi o risentendo anche gli altri ha dei feedback che sono piuttosto importanti. Quindi io chiudo qua e rinnovo questo invito. Per la sera di lunedì 23 settembre 2024 a partecipare a questa videoconferenza gratuita di presentazione e prova di questo corso online. Possono partecipare ovviamente le persone da tutte le parti d'Italia, perché non essendo in presenza potete partecipare qualsiasi sia il vostro accento. Ecco, a proposito di accenti, io credo che Zoom blocchi il rumore di fondo, ma c'è la Pimpa, uno dei miei cani. Che chi ha visto i miei video già conosce, che sta brontolando. Metto un secondo in pausa. Ecco, sono tornata. Voi non ve ne siete neanche accorti, ve ne accorgete perché vedete un fotogramma che cambia, però insomma, ho messo in pausa. Bene, lunedì 23 settembre, prova presentazione online. Ci si prenota entro il giorno prima, per cortesia, perché se per assurdo non si prenotasse nessuno, io la presentazione non la faccio. La presentazione la faccio anche se avessi poche persone, pochissime, fossero anche due o tre, perché comunque il corso può essere organizzato anche con pochissime persone. Ok? Cambieranno i connotati di numero di ore, di numero di lezioni in quel pacchetto, che poi ripeto. Sono pacchetti di lezioni che possono poi continuare, cioè questo tipo di studio può andare avanti gli anni, così come può essere fatto una volta per 8 lezioni. Faccio due esempi, ecco, ognuno farà le sue scelte. Però la presentazione la faccio ugualmente anche con poche richieste. L'importante è che le richieste vengano fatte entro massimo, se si può un po' prima è meglio, entro massimo il giorno precedente. E qualora qualcuno avesse un imprevisto, anche se gratuito, gentilmente disdica, perché appunto trovarmi lì come un baccalà davanti al computer da sola non è che ho tanta voglia. Bene, io vi ringrazio per ogni informazione qua sotto i miei contatti e
grazie per avermi ascoltata anche in questo video. Vi aspetto. Ciao!